dei pranzi da asporto per la gente che lavora. No, quindi non per noi. Non per noi, quindi. Non per noi, però, ma in realtà uno scherzo ci fingiamo. Esatto, certo. Ci spacciamo tali. Giusto. E questo bar, questo locale che si chiama il Rinnovo, vero? Dove si trova? Santa Maria in Monte, Pisa. Qua dietro, insomma, cioè tutti potete andare accanto a Pottinchianti. Ah, vicino a Pottinchianti. Esatto. Bene. Praticamente la pubblicità di questo Rinnovo dice: pranzi di lavoro, ordina il tuo pranzo e noi te lo portiamo comodamente dove vuoi. Dove vuoi. Servizio di consegna a domicilio e cibo da asporto. Ecco. Per info e prenotazione c'è il numero. Ok. 347. Il problema 347-444-9004. Il problema è che noi siamo leggermente distanti. Sì, un cicinino. Faremo un ordine e poi alla fine gli diremo dove siamo. Sì, se facciamo diciamo come l'altro biglietto da visita, all'inizio solo la via magari, poi piano esatto, piano. Esatto. Quindi vediamo cosa succede, dai. Vai, chiamiamo. Partiamo con la chiamata. Come si chiama lui, Codazzo? Si chiama Gaetano Ricciardi. Ma tanto noi siamo dei clienti generici. Ecco, squilla, Sta squillando. Sì. Vediamo un po' se ci rispondono. Sperando che sia aperto anche di domenica. Vediamo, Il Rinnovo. Il Rinnovo? Sta squillando, però. O hanno tantissime. Gaetano? O hanno tanti. Ma non devi chiamarlo. Gaetano Ricciardi? Sì. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, ma parlo con il rinnovo, scusi? Sì. Noi volevamo fare un ordine per pranzo, è possibile? Sì, ma di dove siete voi? Noi siamo, credo, abbastanza vicini, ma volevamo sapere prima di tutto il menù. Ma oggi, sinceramente oggi non l'abbiamo, abbiamo la cucina chiusa. Ah, ok. La domenica sì, purtroppo. Di solito com'è il menù? Così magari i prossimi giorni richiamiamo. Senti, ora verrà anche pubblicato tutti i giorni sulla pagina. Ok. Perché stiamo facendo appunto una pagina apposta per queste cose qui, perché ci stiamo organizzando adesso per fare anche il discorso di asporto. Ok, perfetto. Infatti noi avevamo trovato su Facebook un annuncio che c'era passato davanti e avevamo visto... Te lo portiamo comodamente dove vuoi. Sì, cioè nel raggio nostro, giustamente, dei 10 chilometri. Ah, solo 10 chilometri? Sì. Perché noi siamo a Roma. Infatti, ma è possibile. Buongiorno, siete in diretta su Radio Roma. Gaetano, ciao. Sono Codazzo e Vanale, in diretta Radio Roma. E ti saluta padre Adriano. Oh, da Pottinchianti. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Come va in Toscana? C'è un maltempo come qui a Roma o è più clemente il meteo? Sì, effettivamente sì. Brutto tempo. Mannaggia, meno male che almeno ci facciamo due risate, dai. Certo. Infatti avevo visto che padre Adriano aveva pubblicato. Sì, padre Adriano è un grande, connette diverse persone a quanto pare padre Adriano. Quindi voi siete vicini con la canonica di Pottinchianti. Sì. No, perché noi stiamo conoscendo piano piano padre Adriano. Stamattina abbiamo avuto anche un audio da la sua perpetua suor Rulanda. Esatto. Comunque, signor Gaetano, complimenti per il locale. Abbiamo visto lavorate 24h, perché abbiamo visto pure il biliardo, le freccette, bellissimo, bello, cioè proprio veramente un locale completo. Sì, stiamo appunto organizzando tutte queste cose qui. Vorremmo provare a fare anche pub, insomma, vediamo. Dai, i tempi che corrono un po' dura, però sì, bisogna per l'estate. Per l'estate. Giusto. È giusto. L'estate vediamo di fare altri eventi. Dai. Allora, buona fortuna, vi auguriamo tanto il meglio, anche perché solo questa parlata. Anche perché augurando il meglio a loro, lo auguriamo anche a noi, perché magari allargano il raggio, se le cose vanno bene, allargate il raggio di consegna e mangiamo anche a Roma.
Certo. È vero. Bene, signor Gaetano, vi auguriamo buona domenica a tutti voi e magari, grazie, chissà, un giorno vi si viene a trovare. Certo, minimo. Certo che sì. Anche perché come siamo facciamo tutti invitati, come padre Adriano, Chiara sì, e Solanda. Olè. No, perché come dice Codazzo. Benissimo, vi ringrazio, buona domenica anche a voi. Buona domenica. Buona domenica. Grazie. A presto. Bene, ciao. Forte il signor Gaetano, Forte. Bene, rinnoviamo il rinnovo. Ecco, Santa Maria in Monte Pisa. Poi siamo là. Devi spiegare poi come funziona con le nostre trasmissioni, ovvero tutte le attività che vengono citate poi devono fare lo spo. Lo spo? Ma non solo lo sponsor, perché noi faremo la prima serata al rinnovo Santa Maria in Monte. Capito? Pisa. Una bella serata tutti insieme. Esatto. Che bello. Non vedranno l'ora i nostri ascoltatori. Però manca una cosa, Dipa. Che manca? L'FM. Ecco, dai, Dipa, su, forza, muoviamoci. Dai. Abbatti radio stop e prendi la frequenza. No, ma non è vero. Ma perché quella radio? Guarda, scusa, andiamo ad ascoltare questa canzone. Magari Dipa riesce a risolvere durante questo minutaggio. Tra una scia dell'altra arriva una grandissima voce, signori, lei canta in inglese ma arriva ai cuori e ai corpi, alle menti di tutto il mondo. Leona Lewis, signora e signore, esatto, e signori, questa è Bleeding Love su Radio Roma.